tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi, come promesso, nuovo video The Perfect Palette Tag, però in versione low cost. Quindi risponderò nuovamente alle 8 domande del tag, selezionando però per le risposte soltanto palette low cost. Procediamo con la domanda numero 1. La palette col miglior packaging. Se per miglior packaging si intende l'attenzione e la cura dei dettagli, per me meritano il primo posto le palettine Catrice delle Limited Edition, come questa che ho in mano, che è niente di meno che della collezione Revoltaire della primavera 2012, ed è una palette che io considero davvero graziosissima e davvero una chicca. Contiene quattro ombretti all'interno, contenuti all'interno di questo astuccio gioiello canna di fucile, con questo motivo in rilievo sulla parte frontale. Sembra una palette di metallo, quindi in realtà però non lo è, insomma è in materiale plastico, è solo ad effetto metallico, quindi è molto leggera come materiale, però nel contempo è una palette solida e ben fatta. All'interno ha anche uno specchio e poi ha questa gamma cromatica, propone quindi questa splendida combinazione di top e verdoni, con questo punto anche di verde acido che la rende davvero particolare. Quindi non è solo bella questa palette, insomma è anche molto molto graziosa, ma comunque è un pack che secondo me è davvero ben fatto, e considerate che è una palettina che ha un costo, aveva un costo di circa 4 euro, quindi per me è un ottimo pack. E se invece noi consideriamo come miglior pack intendiamo quello più fruibile, quello più comodo, più semplice da utilizzare, io darei il primo posto alla palette Smoky Natural del brand italiano IT Style. Perché? Perché è realizzata in cartoncino nero e bianco, come vedete è sottile e compatta, si apre al libro e in questo piccolo spazio contiene ben 16 ombretti in forma, quindi come vedete in queste gialde rettangolari, quindi è una palette assolutamente essenziale, molto pratica, che occupa pochissimo spazio. È anche un'ottima palette che contiene, come sappiamo, 16 ombretti dalle tonalità nude di neutri, con qualche sfumatura aranciata, aramata, rossastra, che la rendono molto attuale, e oltretutto ha un prezzo eccezionale, 12,95 euro, quindi parliamo di circa 80 centesimi ad ombretto, quindi davvero un ottimo affare. Seconda domanda, non so dove guardo più, sono piena di roba davanti. La palette con gli ombretti più pigmentati. Ora, ne ho tante di palette low cost con ombretti molto pigmentati, però devo dire che per rapporto qualità-prezzo e considerando che si tratta di una palette solo con ombretti opachi, per me vince, merita il primo posto la palette Flawless Matte di Make Up Revolution. Io resto ancora e sempre colpita da questa palette, che contiene 32 ombretti opachi, quindi tutti matte, e ha un costo di 9,95 euro, quindi per 32 ombretti si fa presto la proporzione, insomma circa 31 centesimi ad ombretto, quindi davvero prezzo irrisorio. Chi si intende un po' di make up sa quanto è difficile trovare una palette con gli ombretti opachi di buona qualità, con un'ottima gamma cromatica e che sia anche low cost, davvero difficile, ma questa ha tutte queste caratteristiche, è una palette infatti che io amo. In primo luogo, come prima cosa, io amo di questa palette, di questi ombretti, la consistenza, proprio la texture e la pigmentazione. E quando si poggia proprio il dito sulle gialde si resta davvero colpiti dalla sensazione, perché sono davvero degli ombretti morbidi e burrosi, hanno una consistenza assolutamente fantastica, raramente ho trovato degli ombretti opachi con questa texture, oltretutto sono molto pigmentati, quindi i colori sono intensi, si sfumano facilmente, insomma sono di ottima qualità. Apprezzo moltissimo anche la gamma cromatica proposta, è una palette di neutri, quindi come vedete predominano sicuramente gli ombretti marroni, però abbiamo dei marroni di diverso tono e sottotono, marroncini ramati, marroncini aranciati, pescati, ci sono dei top, dei grigi, con un mix di finish, non è vero, un mix di finish no, è tutto di opachi, con un mix come volevo dire, di toni caldi e freddi, ogni tanto non prendetemi sul serio, dicevo, quindi con toni caldi e freddi, veramente c'è un po' di tutto, perché si parte quindi dal panna opaco e si arriva quindi al nero, e quindi davvero si possono creare degli splendidi degradè. Questa è una palette ideale per chi ama gli ombretti opachi, però obiettivamente è ideale anche per chi invece preferisce gli ombretti shimmer, quelli luminosi come protagonista del make-up, perché qui ci sono degli ombrezzi fantastici anche da utilizzare per le transizioni, per la piega dell'occhio, quindi per costruire un look completo. Un difetto di questa palette, se proprio si può trovare, come avrete notato, che ci sono delle tonalità che sono un pochino simili, diciamo, tra loro, che possono risultare simili una volta applicati sugli occhi, però obiettivamente, insomma, per quanto mi riguarda, il prezzo di 9,95 euro per 32 ombretti opachi di questa qualità la rende assolutamente speciale, ed è una palette che per me
resta consigliatissima. Proseguiamo e vi parlo invece di un'altra palette di Makeup Revolution, che è la risposta alla domanda numero 3, la palette più versatile. Mi devo ripetere, appunto, devo nominare e citare un'altra palette Makeup Revolution, però la mia risposta è questa. In questo caso la palette è la Neutrals vs Neutrals ed è sicuramente una delle palette low cost che io ho usato di più in assoluto, perché oltre ad essere una palette estremamente valida, quindi gli ombretti sono ben pigmentati, facili da sfumare, non sono polverosi, ma in più proprio la considero estremamente versatile proprio per le tonalità proposte. Contiene in questo caso invece 16 ombretti in cialde rettangolari disposti su due file. Questi sono ovviamente gli ombretti. Qui c'era anche un pennello che ovviamente sarà disperso nell'ambiente, così come il foglietto volante in plastica con i nomi stampati sopra. E quindi sono 16 gli ombretti, vi dicevo. La particolarità di questa palette, come sicuramente si capisce, si intuisce, è l'incontro tra queste tonalità, nasce quindi dall'incontro tra queste tonalità calde, intense, quindi abbiamo corallo, arancio bruciato, rosso berry, prugna, bordeaux, con delle nuance invece decisamente più classiche e neutro fredde, quindi abbiamo panna, malva, rosa, oro rosa e una serie di tortore violacee che sono uno più bello dell'altro. Considerate in questa cosa, per questo, per quello che sto dicendo, che questa palette non è nuova. Adesso, oggigiorno, insomma, trovare una palette con sfumature aranciate e rossastre è facilissimo, perché sono ovunque, ma questa non è nuova, è una palette che ha almeno un paio d'anni e infatti mi ha entusiasmato subito appena uscito. Io voglio sbocciare qualcosa perché devo solo parlare stamattina, vi dicevo, quindi è una palette che non è nuova, ecco perché sta perfettamente in questa risposta. Oltretutto, una cosa fondamentale da dire è che gli ombretti sono, quindi vi dicevo, estremamente pigmentati, come potete vedere, sia gli opachi che quelli shimmer, ed è una palette con la quale noi possiamo realizzare davvero tantissimi tipi di look, dei look con toni caldi, con toni freddi, molto delicati, neutri, perfetti magari per il giorno, e anche dei look più particolari ed estrosi, giocando invece quindi con queste nuance decisamente più vibranti. Quindi per me ha una splendida gamma cromatica ed è una palette estremamente versatile. Ora, tra l'altro, se vi può interessare, sul mio canale di questa palette trovate anche il video di comparazione con la Venus di Line Crime, perché da molti questa palette è considerata proprio dupe della Venus. Mi riferisco alla prima parte, alla prima fila di ombretti, perché la Venus infatti ne contiene soltanto 8. Il prezzo di questa palette è di 8,49 euro, quindi circa 53 centesimi ad ombretto, e anche in questo caso per me è una palette fantastica, con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, e rimane una delle palette migliori rilasciate, per quanto mi riguarda, insomma, da Makeup Revolution. La palette più adatta per viaggiare, domanda numero 4. Quando io viaggio, in realtà dovrei parlare al passato perché ormai viaggio solo con la fantasia, e due sono le palette low cost che prendo in considerazione da per portare per viaggiare quindi con me. Una è sicuramente la Cocoa Blend di Zoeva, che è una palette che io adoro. Questa invece contiene 10 ombretti per un prezzo di 22 euro. È una palette che si ispira ad una scatola di cioccolatini e la ricorda anche nel pack, come potete vedere, quindi marrone e oro con questa fantasia geometrica. Anche questa ha un pack decisamente molto pratico, comodo, sottile e compatta, occupa poco spazio. All'interno contiene ombretti in prevalenza caldi, ma ci sono anche degli ombretti delle sfumature fredde, e praticamente c'è un mix di finish, però prevalgono gli ombretti dal finish shimmer. Ci sono delle tonalità che io amo all'interno di questa palette, come per esempio questo Vaniglia Matte, che è un ombretto sicuramente della tonalità scontata, c'è in tantissime palette, ma non è così scontato sia valido come questo. In tante palette sono veramente deludenti, almeno per quanto mi riguarda, questo tipo di tonalità. Poi c'è un mirtillo, un bellissimo mirtillo shimmer con dei riflessi rosati, veramente fantastico. Questo colore invece, il primo della seconda fila, che invece è un pesca oro, veramente bellissimo, leggermente ramato, con una pigmentazione, come vedete, impressionante. Giusto un paio per farvi capire di cosa stiamo parlando. E poi per esempio ci sono questi due che sono veramente fantastici. C'è questo cammello caramello opaco con qualche glitterino, però non invasivo, questo marrone rossastro bellissimo, e poi anche un tortora violaceo satinato, quindi
quindi è una palette assolutamente fantastica, una delle mie preferite di Zoeva. L'altra palette però che prendo in considerazione quando ho davvero pochissimo spazio e ho bisogno anche di uno specchio è questa palettina del brand americano low cost BH Cosmetics, si chiama Forever Glam, potete trovarla per esempio sul sito tedesco cosmeticforless.de a 17,95 euro. E vi dicevo, questa è una palette molto pratica, molto intelligente e funzionale, perché contiene praticamente 6 ombretti, uno illuminante, 2 blush e 2 rossetti, quindi è davvero completa, e in più c'è all'interno uno specchio ampio e comodo. E ha questo pack in plastica dura, come vedete è molto elegante e carina, con angoli smussati, questa fantasia sul rosso e bianco. Dentro c'è quindi questo ampio specchio, come vi dicevo, e questi sono i prodotti contenuti. La mia, come vedete, purtroppo ha subito un incidente. E comunque, cosa c'è in questa palette? Ci sono quindi 2 blush, un pesca shimmer che purtroppo ha qualche glitterino un po' invasivo, ad essere sincera, perché avrei preferito sicuramente un bronzer in questa zona, però ce la teniamo così. E qua invece c'è un blush rosa freddo, medio e completamente opaco. 2 rossetti che sono stati davvero una piacevole sorpresa, perché non sono dei gloss o dei riempitivi, ma sono dei rossetti che sono estremamente pigmentati. Sono un rosso, diciamo anguria, un rosso rosato, guardate che meraviglia di colore, colore pieno, sono confortevoli e sono anche a lunga tenuta, veramente bellissimi. L'illuminante è un altro prodotto fantastico in questa palette, perché come vedete è molto particolare, è un illuminante rosa chiaro, freddo, con dei riflessi lilla, lavanda, è setoso, è ben pigmentato e questo per fortuna non è glitterato. E poi invece abbiamo 6 ombretti, anche qui ci sono delle tonalità molto carine, molto particolari, e anche in questo caso sono degli ombretti di qualità, perché sono scriventi, facili da sfumare, insomma sono davvero buoni. L'unica cosa, per esempio sto sbocciando un caramello dorato e un viola freddo con dei riflessi bluastri all'interno, ecco qua, giusto per farvi capire. L'unica cosa che sicuramente si sente la mancanza in questa palette di un ombretto dal finish opaco, perché questi 6 ombretti sono tutti shimmer. Io comunque risolvo il problema, insomma un opaco naturale per la piega è fondamentale, risolvo il problema portando con me magari un mono marrone scuro, però è davvero carinissimo. Oltretutto io con una promozione l'ho pagata 10 euro, e quindi insomma è molto pratica, in questo spazio ci stanno tanti prodotti, la porto con me volentieri, anche se come avete notato, come vi ho detto, insomma non amo proprio tutto e tutti i colori che contiene, però ha un ottimo prezzo e c'è anche un ampio specchio, quindi per viaggiare la ritengo comodissima. Quella che rimpiango di aver comprato, tante in realtà, però sicuramente l'ultima che non ricomprerei mai è proprio questa di Kiko della collezione Less is Better, una collezione, una palettina sicuramente interessante sulla carta, molto compatta e pratica anche per quanto riguarda il pack, carinissima, con 9 ombretti all'interno, 9 sfumature classiche, quindi 9 toni nude delicati, perché comunque il tema della collezione è incentrata, quindi la collezione sul no makeup makeup, però insomma una cosa è la tonalità delicata, altra è la scrittura di un ombretto, perché qui, a parte l'ultima fila con ombretti quindi opachi e più intensi, insomma la scrivenza degli ombretti delle prime due file è assolutamente imbarazzante, insomma è difficile anche riuscire a sbocciarli questi ombretti, perché proprio non rilasciano colore o quasi per nulla, magari col pennello qualcosa si può fare per costruire un look, però voglio dire, questa è la scrivenza degli ombretti della mia palette, e quindi per me se in una palette con 9 ombretti riesco ad utilizzarne 3 o 4 è un prodotto deludente, anche se costa poco, che poi così poco non è, perché 12 euro insomma costa questa palettina. Come abbiamo visto finora ci sono delle palette che costano anche meno e sono decisamente migliori e più performanti di questa. Domanda numero 6, quella che ha i colori con i nomi migliori. Ovviamente più che migliori si intende i nomi più particolari, mi viene in mente questa palettina di Sleek, si chiama Enchanted Forest, si può ancora reperire 9,90 euro per esempio sul sito Machillalia. È una palette, qual è la particolarità dei nomi? Che i nomi richiamano, evocano personaggi e oggetti della storia di Cenerentola. Ve ne dico giusto qualcuno che ricordo in lingua italiana. Questo per esempio si chiama Scarpetta di Vetro, che è un avorio opaco, e poi abbiamo Fata Madrina, che è questo pesca d'oro, va bene, è un rosa un rosa pesca finish metallico, e poi c'è quest'altro oro che invece si chiama Zucca, che è un oro invece ramato dal finish metallico, Principe Azzurro, che è questo bellissimo teal
opaco, per sempre felici e contenti, che è questo mix tra un grigio e un verde acqua metallico particolarissimo. Poi c'è per esempio Anastasia, quindi sorella di Cenerentola, che è questo bordeaux violaceo. Anche qui, giusto per farvi capire, vi faccio qualche swatch di questa palettina, che non è solo simpatica per via dei nomi, dei code, degli ombretti, ma devo dire che è una palettina di slick che amo, è una di quelle sicuramente che ho utilizzato di più e che preferisco, anche se non è una palette di nude, come potete vedere, e contiene colori scuri, per lo più sono colori, come dire, giocati sui toni del blu, del viola, del verde, però non sono neanche troppo estrosi, insomma troppo particolari, sono comunque dei colori utilizzabili. Guardate che bello questo, diciamo, specie di verde acqua metallico, è davvero bellissimo. Poi c'è un prugna rosato e un bordeaux violaceo opaco, insomma sono davvero splendidi questi ombrettini. Quindi non è una di quelle palette slick con due o tre ombretti validi, insomma, e il resto soltanto dei riempitivi. È davvero interessante, oltre che simpatica per i nomi. Numero 7, la palette che utilizzo meno. Difficilissimo, impossibile per me rispondere a questa domanda, perché non ce n'è una, ma ce ne sono tante che utilizzo meno, che ancora devo cominciare ad utilizzare. Per esempio, che so, questa di Makeup Academy, che è oltretutto una selezione di colori assolutamente stramba, perché come vedete sembrano davvero quasi tutti uguali, insomma sono troppo simili fra di loro, non mi sembra una combinazione di colori intelligente, e neanche io sono molto intelligente ad averla acquistata. Poi per esempio tante palette limited edition di Wet n Wild, come questa, che ha dei colori assolutamente insoliti e pazzerelli, oppure devo dire tante palettine proprio di slick, comprate perché comunque sono limited edition, packaging coloratissimi, eccetera eccetera, accattivanti, però ce ne sono alcune, tipo questa per esempio, che si chiama Candy, che per carità, insomma, è una palette decisamente molto carina, però contiene comunque un range di colori che io non utilizzo sicuramente tutti i giorni, quindi l'ho provata, insomma l'avrò utilizzata un paio di volte, però poi finisce, insomma, nel suo cassettino riposta. E devo dire che oggi, anche se non sembra, sono molto più oculata, io acquisto decisamente meno palette. Se non mi colpisce qualcosa nella gamma cromatica, le lascio lì, insomma, sia che siano palette, se si tratta di palette low cost che di palette più blasonate. Domanda numero 8, quindi l'ultima, quella più usata, più amata, che porterei su un'isola deserta. Non ho il minimo dubbio su quale palette porterei con me su un'isola deserta, è questa, la Nature Glow del brand americano low cost Morphe Brushes, ovviamente alla rovescia. Allora, questa palette si chiama quindi 35O Nature Glow. Il brand è famoso per i suoi pennelli, ma anche per le sue palette di ombretti, e in particolare per quelle da 35 colori incentrate su un tema. Io ne ho diverse e me ne piacciono tante, come per esempio la 35P, dove P sta per plum, però questa è veramente strepitosa, è veramente fantastica questa palette, per quelli che sono ovviamente i miei gusti, i miei canoni praticamente di make up. Ora, è indubbiamente la palette più famosa del brand, e infatti per trovarla è stata veramente un'impresa, ci ho impiegato una vita, era sempre dovunque sold out. Invece adesso, se volete acquistarla, è semplicissimo, perché la trovate, l'ho verificato, 28 euro sul sito Beauty Bay, quindi anche qui rapporto qualità prezzo eccezionale, perché parliamo di circa 80 centesimi ad ombretto. Ora, il pack, come vedete, è molto semplice, un po' spartano, insomma, in plastica dura, molto semplice, sottile, una palette questa che sicuramente non si acquista per la ricercatezza del packaging, ma sicuramente per la qualità degli ombretti e per il rapporto, quindi, qualità-prezzo. Cosa contiene questa palette, abbiamo detto? Anzi no, non l'abbiamo detto, ma adesso ve lo dico. Contiene praticamente 35 ombretti dai toni naturali, in netta prevalenza caldi, come potete vedere, quindi ci sono tantissimi marroni di diverse intensità, non mancano i toni chiari, quindi panna, champagne, pesca, beige, rosa, ci sono anche tanti splendidi toni di transizione e, come vedete, anche tantissimi colori sul ramati, rossicci, aranciati, insomma tante sfumature assolutamente di tendenza, e con un mix di finish, quindi matte, shimmer, satinati, con questa palette si possono creare dei look veramente fantastici, sia neutri, delicati per tutti i giorni, che invece dei look più intensi e particolari utilizzando questi colori vibranti. Quindi mi piace proprio perché combina delle sfumature più classiche e più neutre con questi colori decisamente più vivaci e accesi. È veramente una palette meravigliosa.
Ora, la qualità degli ombretti è ottima, sono ombretti estremamente pigmentati, facili da sfumare, non sono polverosi, si sfumano quindi, vi dicevo, facilmente e con un primer durano tutto il giorno. Come spesso accade con paletti di tanti, con tanti colori, non sono tutti uguali, insomma c'è quello che è leggermente polveroso, quello che è un po' meno pigmentato dell'altro, però in linea di massima resta una palette completa e stupenda. Un'altra cosa che vi devo dire, insomma un'altra nota, una cosa da sottolineare, che come spesso accade sempre nelle palette, con tanti ombretti, ci sono magari degli ombretti che sono poi simili tra loro una volta che sono applicati sulla palpebra, però insomma parliamo di 35 colori, quindi per me non è affatto un problema. Adesso è uscita anche la 35 OM, che contiene solo tonalità, quindi naturali, in prevalenza toni caldi anche in questo caso, però tutti opachi. Quella sinceramente non penso di prenderla, perché comunque, proprio perché si tratta di una palette con tanti colori, io sono strafelice che ci siano anche degli ombretti shimmer in questa palette, perché così la palette è decisamente più versatile. Se voglio utilizzare, comunque, se voglio realizzare un look tutto opaco, comunque ce ne sono tantissimi qui di ombretti opachi, ma oltretutto quelli shimmer in questa palette sono wow. Giusto un secondino, però ve ne devo mostrare 3 o 4, assolutamente merita e quindi devo farlo. Consentitemi quest'altro minutino, prendiamoli a casaccio, quindi in bronzo. Bellissimi, colori pieni, vediamo un attimino se riesco a non combinare troppo di troppi troppi disastro, troppi troppi disastri, non disastro. Ecco qua un rosa shimmer, vediamo se c'è anche un tono sul ramato. Guardate che colori meravigliosi e quanto sono pieni e pigmentati i colori, bellissimi. Non mi stupisce affatto, proprio non mi meraviglio che sia una palette così amata e ricercata davvero in tutto il mondo. Questa è, secondo me, assolutamente un must have per chi ama questo tipo di nuance. I colori, come vedete, sono davvero strepitosi. Si può fare, tanto tanto con questa palette meravigliosa e il prezzo è veramente irrisorio, perché, stiamo parlando appunto di 80 centesimi ad ombretto, e quindi insomma, se vi può interessare, comunque su questa palette io posso tranquillamente dedicare a questa palette uno dei prossimi video, così magari vi mostro le tonalità nel dettaglio. Io comunque spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.